Lazio-Sampdoria, Juventus-Crotone, derby e derby. Derby li teniamo in fondo e partiamo dalla principessa Camilla. 2-1 per noi. Sì, un po' più di entusiasmo, dai, dai. Sì, su. Perché so che non succede. Oggi è un po' triste, oggi è un po' triste. Madonna mia Camilla, cioè, mi dispiace averti rovinato neanche, la settimana. Neanche ti farsi l'astio. Mi dispiace averti rovinato la settimana, Camilla, dai. Su con la hai perso con la Spezia, stai zitto. Va bene, Juve Crotone. Questa è dura, cioè, questo è un pronostico importante. Tra l'altro Juve Crotone che seguiremo in diretta lunedì prossimo. Sì, dopo lo diciamo perché prepariamo una puntatina normale. Dovrebbe essere un 3-0, mi auguro. Dovrebbe essere un 3-0. Juventus Crotone, il povero Troppa, se non finisce esonerato stasettimana, fa la fine di San Paolo, verrà esonerato dopo Torino. Siamo al derby, Luca. Secondo me sarà una partita molto tirata, l'Inter parte con i favori del pronostico, ma il derby è sempre una partita a sé, mi sento un pareggio 1-1. 1-1, sempre. 2-2. 2-2. Dico la mia, 0-0. Perché non lo dice mai nessuno. Perché lo vince la Lazio, vai. Ecco. Quando vedi delle liti come quella Agnelli Conte, sì, quanto vorresti che Materazzi e Felipe Melo facessero parte della dirigenza dell'Inter? Materazzi è entusiasta. Ancora Melo? Allora, aspetta, credi che certe frasi volerebbero comunque? Ma io sono straconvinto, l'ha detto anche Materazzi, che ha risposto a un tifoso che gli ha detto: secondo me se c'eri tu al posto di Uriali ti picchio Paratici, non te l'avrebbe detto. E Materazzi ha risposto, insomma, a dubito anche io. Sarebbe bello vedere Materazzi o Felipe Melo, sarebbero squalificati secondo me una domenica sì, una domenica no, però io li assumerei solo per le partite contro la Juventus, Materazzi e Felipe Melo, solo per quelle partite lì, poi sì, dopo se vengono squalificati pazienza, ma veramente vorrei vedere la faccia di Paratici, se ha la faccia di andare da Materazzi o Felipe Melo a dirgli ti picchio, perché è facile andare da Oriali, che comunque è un signore anche, comincia ad avere una certa età, quasi 70 anni, ma l'educazione è facile. Provo andare da Materazzi a Facebook un film. Felipe Melo, che tra l'altro diciamo ha perso in semifinale il mondiale per club, perché il Palmeiras, gioca nel Palmeiras, era un po' allegro alla vigilia. Il Palmeiras ha vinto la Coppa Libertadores, poi si è lasciato andare a 100 giorni di gioco. Sono stati dei video prima della finale. Di palle match in cases proprio. Cioè il Palmeiras aveva già raggiunto il suo obiettivo. Massimo, non gli fregava un cazzo. Non fregava niente. Ok, che siete gemellati, ma togliti un sassolino dalla scarpa nei confronti di Luca. Un Giarolo. Al re? Al re? Dicono così. Ma se si vogliono un bene loro due, che non chiederanno mai. Pubblico? Io cosa Lucchino. Io sono solo messa zero. Sentiamo, principessina Camilla, ecco, dimmi. Poi lo scudetto non lo vincete quest'anno. Madonna, questa è proprio, questa è una iattura, la reverendo, questa è il reverendo qui che lo manda dico, la iattura. Segregate la principessina Spinelli nella torre più alta del castello. Io sono realista. E che non esca fino a lunedì prossimo. Che sia segregata a giocare al pampano provenzale. E qui impongo la mia mano nera. Grande Camilla, grande. No, allora... era su richiesta, l'hanno chiesto. Ecco. Non succede. Va bene, ma la credibilità. Mercoledì torna il tallone d'Achille bianconero. Guarda. E saremo qui ancora a parlare di un altro febbraio come gli altri anni. Ah, no? Guarda, a questo punto ti dico, non voglio mettere le mani. Allora, col Porto vi dico che deve passare, punto. Non ci sono scuse che tengono come... L'abbiamo detto anche con l'Ajax. Perché non puoi portare avanti delle scuse, non è che siamo gli interisti, no? E può essere colpa degli altri, può essere colpa delle maglie che portano, può essere colpa di questo, può essere colpa di questo. Cioè, la colpa, se passi con, non passi con il Porto, è la tua, ti devi star zitto, venire a casa, sciaccare il violino e zitti, perché col Porto la Juventus deve passare. Sempre, non voglio scuse. Come con Lione l'anno esatto, scorso. Mi domando, ma se non passate, Pirlo lo cacciano come quell'altro, no, oppure secondo me resta? Per me no. Come fanno a cacciare Pirlo? Scusate, Pirlo non possono cacciare Camilla, ma quando parla Pirlo? Scusate, ma la credibilità di Pirlo sì, è allora, spogliatoio. Forse io vorrò anche per partito preso, però tiriamo. Io comunque posso dire una cosa, sì, perché ormai Pirlo. Comunque è a 5 ipotetici punti. Oh, stavo di tiriamo le somme, certo, guarda. Certo, tiriamo certo, le somme, certo, bravo. È in finale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa certo, italiana perché, e comunque si va a giocare il passaggio come si spalleggiano bene i miei hanno una rosa da mille miliardi. Stavo per dire, tiriamo le somme. Tiriamo le somme oggi. Tanto alla fine quello che ha dato fastidio, penso a tutti loro,
è che le prime partite ha fatto delle formazioni Purino che insomma, è vero, verissimo. Erano senza arte e parte, però ha dovuto me, trovare un po' la quadra. Scusa. La quadra sta trovando. Sì. Che perché certi risultati a caso non penso che li fai. Scusa, oggi, bravo, ti danno le somme, allora, ci danno le somme, loro sono, sono carichi, questa euforia, sono fuori dalla Coppa Italia, che non avrebbero venduto il cuore, il fegato. Ma cosa cazzo ce ne sei frega noi della Coppa Italia, che fuori, è una coppetta? Sei fuori dei è una coppetta, noi puntiamo al campionato e lui è la Coppa Italia. Ma cosa ce ne frega noi della Coppa Italia? Batti la Lazio, batti la Lazio con Lukaku, ha fatto gol, e marcava... Lui ancora con Luca ce l'ha con niente, Luca no, lui ce l'ha e da quando è arrivato in Italia anche Lukaku, Parolo ma è bello marcavo. Perché più da addosso Lukaku e più Lukaku sì. Sceglie va bene voglio dare retto di ostico pronostico. Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei falsato, non sei falsato. Coppe, Champions League e campionato, come presumo. Scusate, come coppe? No, ma te... Sì, coppe, noi le abbiamo. Non c'entri. Uno, Lazio, Bayern Monaco, Porto, Juventus, Atalanta, Real Madrid. Ah, c'è cioè, Atalanta, Real Madrid. Io sono diventato l'orobico Mastrangelo che devo fare. Adesso ti tocca dagli ottavi fare le altre squadre. Mi dispiace, Camilla. Ma a me non me ne frega. Allora, io sono ottimista e dico che perdiamo 3-0. Vabbè, questo è l'ottimismo, benissimo. Benissimo, va bene. Gaddo non vede più niente. No, più c'ha ancora la panna nel... Allora, Porto Juve, c'è con Conceição sulla panchina del Porto, che ha fatto 2-2 ieri, quindi diciamo, vinciamo 2-1. Vincete 2-1. Scusa, ero abituato con Sempro che faceva l'Atalanta. Ma posso dire che a me non me ne frega niente di Atalanta. Invece devi dirci Atalanta Real Madrid. Dillo al Gasp, diglielo. Comunque guarda, se ricordi che c'è il Real Madrid è quello che ho visto io ai gironi con me. Sì. 2-1 per l'Atalanta. Poi non so se sono uno per l'Atalanta. Se è il Real Madrid che ha giocato nei nostri gironi. Per me ci guarda, perde. Guarda, il Real sta facendo una stagione molto altalenante. Ieri ha vinto 2-0, perde partite assurde. 2-1 per l'Atalanta. 2-1 dico. Per l'Atalanta. Poi questo grande revival storico. Speriamo che non ci sia la nebbia. Stella Rossa Milan, sempre. 1-1. Stavolta non si va ai rigori però, c'è il ritorno. 1-1, bene, andiamo avanti col campionato. La nebbia di Belgrado. Oggi, nel cielo bianco-azzurro brilla una stella che in mezzo al firmamento è sempre la più bella. A tutto ce lo fa dall'inizio proprio. Poi? Ecco, diventato la Lazio, su prato verde vola. Bravo Luca. Lazio. Tu non sarai mai solo, principessina Spinelli, gliela dedico.